Siamo qui con Angelina Silvestre. Angelina Silvestre è un'artista completa, molto completa per quello che riguarda una sua tecnica e una sua ricerca molto particolare che lei stessa ci spiegherà più avanti. È nata ad Apice, in provincia di Benevento. E al momento vive, lavora, opera ad Ascea, in provincia di Salerno, una bella cittadina del Salento, molto storica, pittoresca, piena di storie, leggende e cultura, senz'altro. Ecco, adesso vogliamo chiedere ad Angelina come nasce il suo istinto pittorico. So che tu dipingi da sempre. Però vogliamo ripercorrere un po' insieme questa tua nascita artistica, questo tuo percorso. Prego. Sì, nasce, oserei dire, per noia. E quindi, anche se i miei studi non sono stati artistici, però mi è sempre interessata e affascinata l'arte in genere, in tutti i sensi. Dicevo per noia, perché costretta, diciamo, a non lavorare per motivi familiari, per motivi personali, ed essendo una persona che non riesce a stare ferma, spazia da una cosa all'altra, mi ha incominciato ad affascinare la pittura. Quindi ho iniziato così da sola. Poi mi è piaciuta e ho iniziato a fare qualche corso così, più che altro per conoscere l'arte, i pittori, la pittura, e quindi da qui è nata la mia, diciamo, la mia pittura. Però alternata da periodi intensi e da periodi per cui smettevo, perché nel frattempo comunque ho cresciuto i miei figli, quindi ed era limitato. E ad un certo punto ho fatto dei quadri iniziali bellissimi. Ho conosciuto una persona molto importante di Nîmes, un critico, e di cui affascinato, lui ha preso uno dei miei quadri, Parigi l'ho chiamata, la Piazza del Sacro Cuore, uno scorcio. Ha preso questo mio quadro, e questo mio quadro sta a Nîmes da 25 anni. Però poi dopo ho finito, alternavo dei periodi che finivo e dei periodi no, in quanto venivo incoraggiata sempre da questo critico d'arte, un chirurgo molto importante, però ho dovuto fare una scelta. Quindi a questo punto facevo delle esposizioni limitate, ma l'ho sempre fatto. Poi a un certo punto ho voluto approfondire di più e mi sono dedicata completamente alla mia pittura. E questo l'ho fatto da una decina d'anni, intensamente, creando poi questo nostro film donna. E quindi intensamente, nel frattempo, mi sono fatta una cultura, diciamo un po' da autodidatta, un po' per conoscenza, ho frequentato altri pittori. E quindi però ho preferito sempre fare istintiva, per istinto, non mi è mai piaciuto seguire una corrente in particolar modo, ho preferito sempre seguire il mio istinto, e lo stile che amo in un modo particolare, l'impressionismo, mi ha affascinato sempre, da sempre. Anzi, io uso un mio modo di dire perché adoro Monet, non so se posso dire. E di fronte a un Monet mi si piegano le ginocchia, esattamente. Quindi diciamo che il mio punto di riferimento, il colore, la pittura, è sempre Monet, l'impressionismo. Quindi sono partita così da sola, creando sempre un effetto, un altro effetto, senza seguire una corrente particolare, uno stile particolare, seguire semplicemente il mio istinto. Quindi diciamo che il tuo percorso principale comincia da 10 anni a Sì, questa parte, molto con relative conferme e partecipazioni, e sviluppi anche della tua ricerca che ti hanno portato ad una tecnica particolare. Se la camera vuole inquadrare un attimo più da vicino in particolare questo quadro,
possiamo spiegare, non so se è possibile vederlo, la sua tecnica particolare. Questo quadro qui è dedicato alla donna, si intitola No, alla donna oggetto. E la sua particolarità non è tanto nel riferimento simbolico del quadro in sé, ma come tutti i quadri di Angelina, è nella tecnica che lei ripropone, una tecnica assolutamente particolare, realizzata dopo diversi anni di ricerca, perché c'è stato uno studio particolare e profondo che alla fine l'ha portata appunto a questa ricerca poi definitiva, che naturalmente non si ferma perché Angelina prosegue sempre con ricerche, sperimentazioni per quello che riguardano anche accostamenti di colori, e direi che tutto questo porta anche i suoi risultati positivi. Ci sono diverse opere di Angelina che fanno già parte di diverse collezioni private in Italia e all'estero, e naturalmente ci sono anche diversi privati, continua ad avere appunto richieste di privati dopo aver osservato le tue opere in occasione di mostre personali. Cioè le tue opere proprio non si può fare a meno di desiderarle, proprio perché hanno questa tecnica particolare che prima cattura l'osservatore per curiosità, diciamo, e poi dopo pian piano se ne innamora. Sono testimone personale quando i tuoi quadri erano esposti nell'ultima rassegna in Francia e alla Galleria Le Patio a Mandy-le-la-Napoule vicino a Cannes. C'erano appunto diversi clienti che tornavano ogni sera e continuavano a guardare i tuoi quadri fino alla fine, insomma, che poi hanno desiderato acquistare. Quindi questo lo possiamo dire, ci sono i tuoi quadri che fanno parte anche di una collezione estera appunto da questi, di questi clienti di questo hotel. Naturalmente tutto ciò porta molta soddisfazione per quello che è la tua attività artistica e chiaramente ti sprona anche ad andare avanti sempre di più. Ti posso già anticipare che proprio in virtù delle tue opere, della conoscenza che la commissione di Art Expo Gallery ha delle tue opere, sei già candidata al premio Oscar per l'arte che si terrà a Monte Carlo il 26 febbraio, quindi penso che prossimamente vedremo Angelina nuovamente all'estero, nuovamente con le sue opere in un contesto, nel Principato di Monaco, abbastanza importante. E speriamo che questo tuo cammino non si fermi ma sia sempre in ascesa. Ricordo ultimamente delle tue affermazioni, tipo il premio La Palma d'Oro per l'Arte, il premio La Vela d'Oro, e poi ci sono altri premi che vorrai tu stessa ricordarmi. Quelli che avevo avuto, sì, certo. Ho avuto il Rodolfo Valentino per l'arte, per una rassegna d'arte che ho scritto, raffigurata 5 opere, ho rappresentato la storia del Cilento su una raccolta su 5 tavole, e poi ho scritto anche, ho spiegato in un libro e l'ho chiamato appunto Pillole di storia del Cilento. E volevo anche dire poi altri premi dall'Accademia dei Dioscuri. E volevo anche dire una cosa molto importante per quanto riguarda la mia pittura. Il mio è un dialogo con la tela. Io ritengo che non scrivo, cioè io non dipingo, ma io scrivo sulla tela. Tutto ciò che per quando mi possa colpire, per un fatto di attualità, una problematica, un problema sociale, quindi è un'idea che sviluppo e per me scrivere, questo è il mio dialogo. E quindi la creatività, quando inizio una tela, voglio andare oltre, è così istintivo e spontaneo che creo uno stile, creo un effetto, il mio effetto cromatico, di questo reticolo cromatico, nasce appunto dalla visione di, io lo definisco un effetto tridimensionale. Quando un soggetto lo voglio mettere in evidenza, o mi ha colpito in un modo particolare per un effetto di luce, o per un soggetto di espressione, quindi attira la mia attenzione e io cerco di attirarlo anche sulla tela. Quindi ho creato appunto proprio
è nato questo mio effetto tridimensionale da film maschere. E appunto, ed era una vetrina di Venezia, quello è stato il mio primo lavoro dove è nato questo effetto tridimensionale, il mio primo reticolo cromatico. Mi stupì, attirò la mia attenzione questa vetrina che, anziché essere illuminata così a vista come tutte le altre vetrine, era in una penombra. E quindi mi sono fermate le mascherine in un angolo, la tendina dall'altra, i fiori dall'altra, ma creavano un effetto di luce ma così particolare, e io ho cercato di ritrarlo sulla tela. Ho creato quell'effetto che in quel momento ha colpito i miei occhi. Quindi le luci soffuse, si vedevano e non si vedevano, e quindi da quel giorno è nato questo mio effetto, questo mio stile, che non uso su tutti i soggetti che dipingo, ma in particolar modo quello che voglio nascondere o mettere in evidenza. Sì, hai fatto bene a puntualizzare questo, perché alcuni miei colleghi critici si domandavano proprio: ma perché, dopo aver fatto un dipinto, lo nascondevi sotto questo reticolo? Ed è questa tua spiegazione molto semplice e lineare, appunto, che dà la giusta risposta a tutti coloro che fanno e faranno sempre questa domanda, perché è davvero particolare e quindi ha bisogno di una spiegazione, anche se sono convinta che non si deve mai chiedere una spiegazione all'artista di perché fai questo quadro, perché hai fatto questo quadro, come mai hai dipinto in questo modo, colori, eccetera, perché la libertà creativa va assolutamente messa al primo posto, e se si crea qualcosa di bello per sé, sicuramente può risultare bello anche per gli altri, fino al momento culmine in cui il fruitore finale dice: voglio acquistare questo quadro. Queste sono grandi soddisfazioni che poi compensano di tutti i sacrifici e le illusioni e le speranze disattese che ci sono state durante le attività artistiche. Però diciamo che oggi come oggi gli artisti che valgono ce ne sono pochi, gli artisti che hanno qualcosa di particolare da dire sono veramente limitati, perché molti non fanno altro che rifarsi a ciò che è stato visto, non riescono a creare qualcosa di particolare. Nel caso di Angelina Silvestre siamo di fronte a qualcosa di particolare, qualcosa che lascerà una traccia nel mondo dell'arte. Rinnoviamo i complimenti ad Angelina Silvestre, la salutiamo. Grazie. E arrivederci alla prossima intervista. Grazie.